Nel Vangelo di Luca, che abbiamo letto un momento fa, sì, c'è scritto che Gesù dice: quando entrerete in una città che non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e anche la polvere della vostra città, ecco, la scuoteremo dalle scarpe. Non è questo un deterrente alla missionarietà? Cioè, fino a quando bisogna insistere per essere accolti? Sì, a me sembra che questa espressione dica il grande rispetto comunque delle persone che la Chiesa è chiamata, se vuole essere fedele a Gesù, ad avere. Nella prima lettera di Pietro c'è un'espressione al capitolo terzo che dice: imparate a rendere ragione della speranza che è in voi, ma fate questo con dolcezza e rispetto. Dolcezza e rispetto. Ecco, a me sembra che quell'atteggiamento di chi non insiste troppo è nella linea del non andate nella direzione delle crociate. Date la vostra testimonianza, e sempre nella prima lettera di Pietro si insiste sul comportamento, dal vostro comportamento, non solo dalle vostre parole. Le persone capiranno la bellezza, l'autenticità umana della bella notizia. E questo, secondo me, possiamo viverlo nel nostro tempo, in questo momento di grandi incontri e scontri tra religioni. Andiamo incontro, a mio avviso, a 10-20 anni in cui vivremo delle tensioni. Questo già sono iniziate, a mio avviso, tensioni che toccheranno proprio le famiglie, le tradizioni familiari, perché l'amore sgorgherà tra ragazzi e ragazze di diverse religioni che sono cresciuti insieme. Già adesso, non so qui da voi, ma a Milano ci sono degli asili in cui su 24 bambini di una classe 19 vengono da altrove, e quindi cresceranno insieme, nasceranno gli innamoramenti, giustamente, perché lo spirito d'amore soffia dove vuole, e però questo vorrà dire tradizioni familiari che entreranno in tensione. Ecco, la nostra capacità, a mio avviso, di Chiesa proprio, sarà quella di mostrare la bellezza, l'autenticità umana dell'Evangelo proprio con il nostro comportamento, con appunto questa dolcezza e rispetto, che non vuol dire, attenti, andare nella linea del pensiero debole, che pure è diffuso nel nostro contesto. Il pensiero debole in fondo è quello dei talk show televisivi, no? Dove tutti dicono la loro, magari urlando peraltro, altro che dolcezza e rispetto, e poi però ci si alza e ognuno rimane del proprio avviso, della propria opinione. Il pensiero debole è fondato sul relativismo: non esiste la verità, esistono le opinioni. Dunque tu hai la tua, io la mia, io ti rispetto, ma quello non è vero rispetto. Io ti rispetto perché interessa solo la mia opinione. Tu devi rispettare la mia. Guai a voi cristiani se ci fate violenza con le vostre verità forti. Ecco, non è questo che dice la prima lettera di Pietro. La testimonianza è capace di mettere in luce delle evidenze nella consapevolezza che lì c'è qualcosa di autenticamente umano. Si fa vedere la plausibilità della via, così era chiamato il cristianesimo alle origini, la via di Dio. Lo si fa vedere vivendo in maniera autenticamente umana, e se ci viene chiesto, dopo aver camminato insieme a queste persone, se ci viene chiesto anche la capacità di argomentare, in fondo stiamo facendo questo in questi incontri, no? Capacità di rendere ragione della grande speranza che c'è in noi, che ci è stata donata. Comportamento, parole, nel rispetto, con dolcezza, e questo secondo me attira. Nella Chiesa delle origini questo attirava. Vedere i cristiani che gioiosamente vivevano all'insegna del Vangelo, che rende bella la vita umana, diventava questo motivo di attrazione.
tanti si convertivano, lo vedremo a partire già dalla volta prossima. Tanti si convertivano. Perché? Perché lì c'era l'autenticamente umano. Ecco, questo a mio avviso dobbiamo impararlo, e quel testo appunto del appunto sbattere la polvere dai propri calzari senza star lì troppo, ecco, dice questo. Non dice disprezzo, dice il rispetto di una coscienza a cui però io sono capace di dare una testimonianza, partendo dalla vita innanzitutto.